un'indiscrezione, c'è qualcosa di vero? Il mister ha detto: io non ho parlato con nessuno, nessuno mi ha detto niente. Ragazzi, stiamo analizzando una partita negativa, non siamo assolutamente contenti, ma sono stupidaggini che non... è ovvio che a fine partita c'è un confronto sempre, sia che si vince che si perda, e quindi non c'è assolutamente nulla di vero. Quindi smentito? Assolutamente. Dobbiamo preparare al massimo la partita di Siena, perché non, oggi non siamo contenti. Dopo una vittoria a Pesaro, con quell'entusiasmo anche che avevamo un po' tutti, non ci aspettavamo un atteggiamento di questo tipo. Oggi potevamo anche vincere. Non cambiava nulla, non siamo, come dire, soddisfatti, perché l'approccio non è stato giusto, abbiamo subito tutto il primo tempo, ci aspettavamo qualcosa di diverso anche nell'intervallo, e quindi anche dare una scossa, e non accettiamo più una squadra così passiva. Questo è quello che è il grande rammarico. Le partite si possono perdere, ma un po' tutti noi ci aspettiamo qualcosa di diverso. Ecco, direttore, se la conforta però, il direttore Martone a fine gara ha dichiarato in conferenza che se la gara fosse terminata in parità nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, il Teramo comunque avrebbe strappato un punto tutto sommato meritato. Assolutamente no, assolutamente. Potevamo anche vincere questa partita, saremmo stati comunque insoddisfatti. Perché della prestazione, sarebbe stato il risultato. Ma il risultato non cambia. La prestazione è quello che ti porta poi agli obiettivi finali. Però non... per dare continuità e per muovere comunque la classifica sarebbe stato importante un punto. No, bisogna raggiungere gli obiettivi, un risultato, una vittoria con le prestazioni, con la tenacia, con oggi invece non abbiamo visto questo, ma l'abbiamo visto tutti. Ecco perché siamo in qualche modo... No, perché non è piaciuto? Perché dopo, ripeto, una buona prestazione a Pesaro. C'erano tutti i presupposti per far qualcosa di diverso contro un avversario che aveva 9 ragazzini in campo e con tanti problemi. Questa era la nostra partita. Se non capiamo che questa era una partita della svolta, vuol dire che siamo fuori strada. Ma ripeto, quindi squadra è una cosa, è una cosa. No, siamo tutti sotto accusa. Vuol dire che in settimana dobbiamo fare qualcosa di diverso e dobbiamo anche dopo una vittoria far capire durante la settimana che qui non ci accontentiamo di un pareggio ad Imola contro una squadra di ragazzini. Ecco, direttore, siccome nell'interpretazione effettivamente la partita l'ha descritta molto bene, l'Imolese ha legittimato il successo e probabilmente il Teramo avrebbe potuto fare molto di più, da che cosa pensa possa essere dipeso? Probabilmente il successo di Pesaro ha fatto pensare che fosse tutto un po' più facile, da che cosa? Dal non capire quanto è difficile arrivare ad una vittoria, quanto è complicato dare continuità, e continuità non vuol dire venire qui e accontentarsi un pareggio, ma di fare di nuovo un'ottima prestazione. E questo vuol dire che siamo indietro, che dobbiamo ancora fare tanto. Non è bastato questo cambio anche di calciatori. E, ripeto, la proprietà sta facendo di tutto, credetemi, per accontentare comunque il mister, sta facendo di tutto per dare una svolta, ce l'aspettiamo e noi non vogliamo comunque soffrire in questo modo. Anche i tifosi ovviamente si sono fatti 300 chilometri perché tutti si aspettavano una prestazione diversa, poi si può anche perdere, ma la prestazione non deve essere questa. Dobbiamo dare una svolta a tutti quanti, non ci siamo. Direttore, la forza dell'abitudine. A proposito di mercato, visto che Mungo non è stato convocato e Trasciani oggi era convocato ma non faceva parte, non andava neanche in panchina, questi due possono essere nomi in uscita, e se in entrata c'è qualcuno? Trasciani sta andando al Messina, quindi un accordo già concluso ieri sera, stamattina va a giocare perché ha bisogno di giocare, poi rientrerà, va in prestito, e Mimmo fa parte del passato, è un discorso ormai chiuso,
vediamo domani cosa si riuscirà a fare, ma su Mimmo abbiamo fatto delle valutazioni e dopo 2 anni e mezzo è giusto che vada a vivere un'esperienza da qualche altra anche parte. Se l'allenatore ha sottolineato la professionalità, l'importanza di Mungo nello spogliatoio. Nessuno lo mette in dubbio, con Mimmo c'è un grande rapporto, ma ovviamente i cicli si aprono e si chiudono e pensiamo, no, che sia giusto in questo momento anche dare qualcosa di diverso alla squadra. Uscirà qualcun altro e se in seconda battuta se entrerà qualcuno, in che ruolo? Ma non credo. Che entrerà? Ancora, si farà ancora poco, ci potrebbe essere un altro ingresso lì davanti. E... ce lo fa un nome? No, ce ne sono tanti, quindi da qui a domani sera... Uno dei tanti? Può essere qualsiasi, ma non è adesso uno che cambia... non è che può fare la differenza un solo calciatore, è sempre il gruppo e lo spirito, e anche oggi lì davanti si doveva fare molto di più. Ripeto, ci aspettiamo una svolta immediata già dalla trasferta di Siena. E in uscita invece? In uscita abbiamo quasi fatto, cioè non credo che si farà ancora altro. Direttore, mercoledì per lei non è una partita come tutte le altre, perché torna a Siena. Ho lasciato un pezzo della mia storia bellissima, torno sempre volentieri, ma adesso sono a Teramo, sono qui da tanti anni e sono ritornato con una voglia matta di dare una svolta e di cambiare quello che è stato un po' l'inizio di stagione, al di là del anche un pezzo di cuore che ho lasciato a Siena, ma adesso dobbiamo andare convinti che perché lavoro per il Teramo e ci tengo in modo particolare anche che si arrivi a una vittoria.